Ciao a tutti e benvenuti all'ottavo episodio di Vampires the Masquerade, Coteries of New York. Coteries of New York, diciamolo bene perché me magno e parole. Scusate ancora un attimo che sto, come al solito, sistemando un po' di cose, cercando di capire se l'audio funziona e vedendo se i vari spammini hanno funzionato, hanno sortito i loro effetti. Vi chiederei gentilmente, per chi è online, di dirmi se l'audio è top, come si suol dire. Non capisco ancora il counter di spettatori come funziona, perché vedo tre persone in chat ma solo un numero, come solo un conteggiato uno spettatore e adesso due. Boh. Non si capisce. Comunque, adesso di nuovo uno. Boh, vabbè. Bentornati, benvenuti sia a coloro che sono in live, sia a coloro che vorranno recuperare l'episodio in differita su YouTube o sempre qui su Twitch. La volta scorsa è stata una puntata molto interessante, anzi vi ringrazio di nuovo chi ha partecipato, perché ci siamo divertiti parecchio. Allora, mi avvicino un po' di più al microfono, abbasso leggerissimamente l'audio del gioco, potrebbe essere un po' troppo alto rispetto alla mia voce, e direi che aspettiamo ancora un minuto e poi iniziamo, perché la volta di solito ci mettete un po' ad arrivare, in effetti. Poi questi cambi di orario a caso, di cui mi scuso, in realtà io speravo di iniziare alle 9:30 oggi, ma ho finito di lavorare molto tardi e ho dovuto mangiare con l'imbuto praticamente per essere qui adesso. E intanto sul mio feed, nel mio feed, si parla di Microsoft che acquisisce Bethesda, che ci interessa relativamente in questo momento. Tredicesima notte. Vediamo. Io non mi ricordo assolutamente come era finita la precedente. Metà nottata, giusto, giusto. Allora, abbiamo risolto... No, giusto, giusto, giusto. Siamo andati a parlare con la tipa mia, che ci deve presentare più avanti Torque. E poi dovremo arrivare a parlare con uno dei capi degli anarchici. Se non sbaglio. Fatemi sistemare un attimo... Ok. Il ventilatore, e adesso ci rimane mezza nottata, visto che l'unica quest che abbiamo in questo momento disponibile e che possiamo portare un po' avanti, che abbiamo fatto un po', è quella del reporter. Torniamo a occuparci del fastidioso giornalista Frank Doherty, fulgido esempio di eccellenza giornalistica,
Sta cercando di contattarti. Non può significare nulla di buono. Stai per lasciare l'appartamento quando ti accorgi di un piccolo biglietto fatto scivolare sotto la porta. Lo raccogli con cautela e lo apri. So cosa sei, so tutto. Incontriamoci al Beautiful View Motel o tutti gli altri lo sapranno. E la nota, il bigliettino è firmato Eric. Scusate, Frank, perché Eric poi? Eric. Maledicendolo sottovoce. Controlli dove si trovi il Beautiful View Motel. Si trova nel Queens. Per raggiungerlo ci metterà un po' di tempo. E qualcosa nel bigliettino di Frank suggerisce una certa urgenza. Corri fuori dall'appartamento. No, gli asset riciclati. Questo è lo stesso atrio del motel in cui siamo stati trasformati. Entrando al Beautiful View Motel, non puoi fare a meno di pensare che il nome faccia delle promesse che il palazzo difficilmente potrà mantenere. All'esterno non c'è nulla se non un bruttissimo parcheggio vuoto. The paint marking the parking space. Con le strisce che segnavano i posti per il parcheggio quasi completamente svanite. Entrando nella lobby. Ciao Luca, benvenuto. Hola host, ma non posso seguire. Non ti preoccupare, sei uno dei più affezionati e grazie mille per l'host. Sai comunque che da qui a due ore e mezza siamo ancora qui se hai voglia di passare. E ti chiedo gentilmente se mi confermi che i volumi sono a posto e si sente tutto. Poi ti lascio andare, giuro. Grazie mille. Allora, ho un segnale rosso. No, ok, è andato meglio, è andato a posto. Trovandoti nella lobby, sembra quasi che ci siano decenni di puzza di fumo di sigarette rappreso. Sei quasi contento di non essere più in grado di respirare. I mobili sembrano quasi stati presi da una svendita di giardino negli anni 60. In un mercatino degli anni 60. C'è qualcosa di appropriato nell'atmosfera del vicinato, della zona. Corrispondono perfettamente all'idea che hai di Frank. Ed è giustissimo trovarlo in un posto del genere. Fai un cenno con la testa all'anziana che si trova alla reception. Sembra totalmente disinteressata a ciò che stai facendo. Con gli occhi incollati alla piccola TV, appollaiata sulla scrivania. Ecco, sta guardando un poliziesco. Inoltrandoti nel motel, ti ritrovi in un disimpegno che potrebbe aver aspirato una volta a un qualche tipo di comfort nei suoi giorni di gloria. Ora sembra solo appiccicaticcio, come appiccicaticcio a tal punto da indurti a lavare i vestiti subito dopo esserci stato. Che bel posto! Frank è seduto su uno sgabello, non c'è nessun barista, ma Frank ha uno sciottino in mano. Sembra più sudato, anche addirittura più sudato del solito.
Che c'è, stronzo? Come ci si sente a non essere al corrente di tutto? Ti fermi e lo guardi un po' meglio, un po' più da vicino. Sembra ubriaco, non è un buon segno. Nonostante tutto, durante i vostri incontri precedenti, aveva mantenuto un certo livello di professionalità. Sei ubriaco, sono affari, niente di personale, fai attenzione omino. La 1, direi, visto che non credo ci sia nessuno interessato a partecipare. Vedo Tent Candle e Danix in chat, ma mi hanno già detto che non avrebbero potuto partecipare granché, quindi finché non intervenite voi io mi faccio i cazzi miei e vado avanti. Sei ubriaco, Frank. Sì, sono ubriaco. Cazzo se lo sono. La voce di Frank si abbassa fino a raggiungere un livello a bisbigliare in maniera incoerente. Ti fermi per considerare le tue opzioni. Non sei abituato a avere a che fare con Frank quando è ridotto in queste situazioni, in queste condizioni. Sembra più fiducioso e depresso allo stesso tempo. Come se avesse un segreto che gli dà del potere, ma che l'abbia anche portato alla rovina. Ci sediamo di fianco a Frank su uno sgabello. Lo guardiamo duramente negli occhi. Andiamo dietro al bar, dietro al bancone. Lascia che te ne versi un altro, Frank. Con lo sguardo di Frank addosso, ti fai smanetti tra i sulle mensole finché non trovi una mezza bottiglia di whisky da 4 soldi. Ne versi un po' nel bicchiere di Frank e poi trovi un altro bicchierino per te. Grazie, stronzo. Ma perché? Sembra quasi che Frank voglia ancora essere arrabbiato con te, ma non abbia le energie per farlo. E dalla sua voce potresti quasi affermare, sei quasi sicuro che ci sia ancora più acredine dentro di lui che voglia liberarsi da un momento all'altro. Lascia che ti dica qualcosa. Un rumore assordante riempie il bar. Oh minchia. Oh oh. E un improvviso bagliore ti acceca. Per un secondo un panico irrazionale si attanaglia il tuo cuore non morto. La luce del sole. Brucerai fino alla morte in un motel del Queens. Appena la vista torna, qualcosa ti supera. Aia. C'è una serie di rumori d'impatto, qualcosa che sta colpendo il bar. Frank solleva il bicchierino, miracolosamente ancora nella sua mano. Una merda. Una grossa macchia di sangue si impregna tutta la sua camicia. Per uno strano momento guardi quello che c'ha di attaccato al torso di Frank. Ciao Tasten, benvenuto. Che l'orrore scorra su di voi. Chi è che lo dice di solito? Il nostro amico Aku, che mi aveva detto: dimmi quando fai le live, così poi non sei più visto, cattivone. Benvenuto Tasten, comunque. Stanno succedendo cose carine. Cioè carine, povero Frank. Un dardo da balestra. Altri due giacciono a terra vicino al bancone, dopo aver mancato il bersaglio. Uno ti ha sfiorato ti ha mancato per un pelo. Voltandoti vedi delle figure ammantate di nero, ammantate di abiti militari neri, che entrano nella stanza
in totale silenzio. Forse la flashbang ti ha danneggiato l'udito. Cazzo. Lasciano cadere le loro balestre e sollevano i fucili. Ai 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 ai. Chi è al giorno d'oggi che è munito di balestra? La seconda inquisizione, forse. Frank collassa al suolo. Un dardo di legno di una balestra paralizzerebbe un vampiro, ma infilata nel cuore di un uomo è in grado di uccidere. Il profumo di l'odore di sangue riempie tutta la stanza. Cazzo, allora, il fatto che non, sarebbe carino, sarei molto curioso di sapere se il fatto che ci siamo messi dietro al bancone ci ha aiutato a sopravvivere. Combattiamo gli assalitori o scappiamo? Sono tanti, noi siamo da soli. Io scapperei. Esatto. Ti trovi di fronte a una forza ben addestrata di comando armati. C'è solo una cosa da fare: scappare. Non ti fermi nemmeno per pensare e segui i tuoi riflessi mentre ti abbassi dietro il bancone e ti tuffi attraverso la porta sul retro mentre i proiettili colpiscono il muro di fianco a te. Fortunatamente la ai doni ricevuti col sangue non importa se sei un coraggioso o codardo. Sì, te l'are per forza, Tasten, per forza. Il sangue parla al tuo corpo come se, mentre corri attraverso la stanza sul retro, superi le taniche di birra vuote, no? I barili di birra vuoti, e le scatole di liquori, di bottiglie di liquore mezze piene. Noti un'altra porta. E notando un'altra porta, sbuchi improvvisamente nell'aria della notte. Correndo, giri l'angolo del palazzo e vedi 4 SUV parcheggiati davanti alla porta d'ingresso del motel, tutti neri con finestrini scuri. Un uomo e una donna, di mezza età circa, vestiti come detective, ti guardano con sguardo sorpreso mentre li superi. Uno cerca di gridare qualcosa mentre raggiungi la tua auto. Apri la portiera e metti in moto. Per un terrificante momento i tuoi movimenti impacciati ti muovi in maniera impacciata con le chiavi, ma poi l'auto parte e premi fino a fondo il pedale, sbucando nella highway, in autostrada. Corri nell'appartamento di Sophie e superi il portiere che ti guarda stupito. Non c'è più tempo. Bussi alla porta dell'appartamento di Sophie, più per rassicurare te stesso che perché pensi che serva qualcosa. Dopo pochi momenti, Sophie stessa apre la porta e ti guarda sorpresa. È struccata e i suoi capelli non sono in piega. L'hai sorpresa in un momento in una nottata tranquilla. Che cosa ti è successo? Mentre entri nell'appartamento e segui Sofia in salotto, vedi ciò che resta della festa. Bicchieri vuoti, un leggero odore di sangue nell'aria. Ma non hai tempo di contemplare la vita sociale di Sofia. 1. È stata un'imboscata. 2. Sono quasi morto. Ci stanno dando la caccia.
Ciao Tent Kendall, benvenuto. 3. Ci stanno dando la caccia. Potrebbe risponderci, beh, siamo vampiri, lo so. Però. Ci stanno dando la caccia. Moriremo tutti. A volte quasi mi pento di averti preso sotto la mia ala protettiva. Se non ti dai una calmata, ti darò impasto a coloro che mi stanno cercando. Siediti e stai calmo. Lasciami controllare che l'appartamento sia in sicurezza. Ti siedi, improvvisamente conscio della differenza di esperienza che c'è tra te e Sophie. È riuscita a stare in vita per molto tempo e chissà e sa come sopravvivere. Speri solo di sopravvivere insieme a lei. Per la prossima ora circa, rimani seduto sul suo divano, rispondendo a precise domande su Frank e sui comandi che ti hanno assalito. Tra una pausa e l'altra, fa delle telefonate a bassa voce a contatti misteriosi. Dopo un po', però, ti lascia andare. Dovresti essere al sicuro, e più importante, dovrei essere al sicuro anch'io. Ho preso delle misure di sicurezza per tutti e due e per tutti i nostri rifugi, ma tieni gli occhi aperti comunque. Achievement Journalistic Intervention. Lasci l'appartamento di Sophie chiedendoti se sarei in grado di sopravvivere a un'altra imboscata del genere. Ah, fine. Ok. Riposiamo. Pensavo ci sarebbe stato un qualche tipo di sviluppo ulteriore. Giusto. Abbiamo per forza la quest dedicata che ci ha dato Sophie. Raggiungi il Lich Pit e lo trovi meno affollato dell'ultima volta. Il bar è ancora pieno, ma la sala da ballo è vuota stanotte. Al posto del concerto, delle casse vecchie e gracchianti stanno suonando musica che probabilmente sembrerebbe rumore, anche con un hardware a disposizione migliore. Non riesci a vedere Mia da nessuna parte, ma ti ricordi che ti ha chiesto di chiedere di lei al bar. Raggiungi il bar, mentre il bar finisce di versare una birra per un avventore più anziano che indossa una scolorita maglia degli Iron Maiden. Poi si gira verso di te. È la barista. Ah. Cosa posso darti? 1. Mia è da qualche... C'è Mia? I was told to ask you about Mia. Did anyone leave a message for me? Sono più o meno tutte uguali, quindi... Direi la 2. Mi è stato detto di chiedere a te di Mia. Mi è stato detto di chiedere di Mia al bar. Sì? Beh... Non c'è stanotte. Ti guarda da testa ai piedi. È una specie di... A un certo punto sembra riconoscerti. Ah, giusto, sì. Prende un libro... Un vecchio libro da dietro al bancone. Una specie di... di romanzo di vampiri e te lo dà. No, e scorre le pagine. Tra le pagine trova un pezzo di carta e te lo passa. Mi ha detto che saresti stato interessato a leggere questo. Trovi un angolo abbastanza relativamente tranquillo
e guardi il bigliettino. T wants to meet you. T vuole vedere. Me ne occupo io, ma devi dimostrare di essere degno di fiducia. Dai un occhio all'interno del bar. C'è trova nel bar un tizio di nome Bruce. Buff dude, tattoo sleeve. Un tizio corpulento con una col braccio destro totalmente tatuato. Sono sicuro al 90% che si tratti del retainer di qualcuno mandato qui per spiare per spiarci dalla camaria. I retainer in Vampire sono i umani fidati. Fammi sapere il nome del suo padrone e scrivilo su questo bigliettino, poi riconsegnalo al bar. Non ci metti molto a trovare questo Bruce. È seduto da solo in un angolo, due bicchieri di birra già vuoti sul tavolo. Ci metti un secondo, ti prendi un secondo per considerare come avvicinarlo. Lo facciamo ubriacare per farlo parlare. Gli chiediamo direttamente chi è il suo signore. Ci cibiamo di qualcuno con un cliente, un avventore, oppure usiamo presence per lanciarci in una conversazione. Io sarei per usare presence, così. Visto che le discipline le stiamo usando molto poco in generale. Sì, anch'io. L'uomo ti nota subito, ma non si muove dalla sua posizione. Le altre sedie sono vuote. Quando concentri il sangue per potenziare la tua carica attrattiva, non ti nota solo Bruce. È qualcosa... Cioè, non lo nota solo Bruce. È qualcosa dentro di te. Sono altre people. Ah no. È ipnotizzato. E lo sono anche gli altri. Doing double takes as they pass your table. Dandoti più di un paio di occhiate quando passano vicino al vostro tavolo. Ehi tu. Ti ho già visto prima? Sì, probabilmente sì. È possibile. Sono un cliente affezionato. Oppure no, è la mia prima notte qui. Sto tizio non me lo ricordo. Uno, probabilmente sì, ci sta. Scusate, qua sto buttando giù bicchieri e cose. Ci siamo già visti prima? Probabilmente sì. Era il concerto l'altra notte. Ah, sì, ricordo. Figo vederti di nuovo. Aha. Gli possiamo chiedere il suo nome in maniera carina. Possiamo chiedergli direttamente come si chiama, oppure... Ah no, il nome, non il suo nome. In maniera carina, me lo intorterei un po'. So che sei qui perché qualcuno... Ma dai... Ma così? So che sei qui perché qualcuno ti ha detto di tenere un occhio fisso su questo posto. Mi farebbe molto piacere se potessi darmi il suo nome. Cosa? Intendi Sam? Si ferma subito. Capisce ciò che stai facendo. I suoi occhi guardano dietro le tue spalle.
Pensavi di averlo messo all'angolo, ma improvvisamente salta sopra il tavolo con una mossa molto veloce e scatta schivando la gente. Riesce a raggiungerlo fuori. Sta scattando, d'accordo. Celerity. 1. Gli gridiamo per fermarlo. 2. Lo seguiamo. O 3. Celerity e gli corriamo dietro. Allora, io vorrei, se non ricordo male, quello che avevo fatto con la run del Toreador, vorrei fermarlo a tutti i costi e vedere se cambia qualcosa. Però Celerity con tutti i mortali, cazzarola. Tastel, mi tenti, eh? Sono molto tentato di usare Celerity. Perché, e qui davvero sto facendo uno sforzo di memoria per vedere, per ricordarmi bene, se non lo fermiamo da questa zona, da questa parte in poi succedono delle cose e sarei curiosissimo di sapere se fermandolo del tutto si riesce a impedirle. Proviamoci. Fregandoti dell'attenzione, delle precauzioni, concentri il tuo sangue e segui Bruce. Potrà anche essere più veloce di un essere umano, ma le sue abilità sono una frazione delle tue. Scatta in un vicolo vicino e lo segui. Prima che possa superare una staccionata. Vabbè, quello, avete capito? Lo sbatti al suolo. Dopo un piccolo combattimento, siete a pochi metri di distanza. Bruce, che ti squadra con odio. Opzione 1. Digli che la sua copertura è saltata. 2. Lo possiamo intimidire con violenza. 3. Con potence. Lo pestiamo finché non ci dice il nome. Anche Usain Bolt usava Celerity, esatto. Oh, sembra che non ci abbiano detto niente, eh. Cazzarola. Uno. Diciamo che la copertura è saltata. Mi sarebbe piaciuto se ci fosse stata l'opzione di berlo fino a ucciderlo. Va bene. Ascolta, la tua copertura è saltata. Mi hanno detto chi sei. Farei meglio a essere chiaro. Voglio solo il nome del tuo signore. Cazzate. E poi mi ammazzerebbe se te lo dicessi. E non mi dispiace essere in vita. She'd kill me, quindi è una lei. Possiamo di nuovo usare intimidirlo con violenza o usare potence per pestarlo a sangue. Io userei potence. Alla fine comunque usiamo la violenza, già che ci siamo usiamo quella super sovrannaturale che magari ci permette di ottenere dei risultati un po' più simpatici. Fatemi vedere un attimo se mi si vede o no. Sì, dai, più o meno sì. No, lui è un essere umano. Non è un vampiro. È un essere umano schiavo di un vampiro, quindi ha bevuto il sangue. O è un ghoul, oppure semplicemente un cosiddetto retainer, un lacchè.
Userei Potence. Che dici? Che dite? Dai di Potency, io lo farei. Chi sia sicuro a sfondarlo con Potence? Sì, beh, sicuro nel senso che lo battiamo di sicuro. Poi, che... Ve l'ho detto, io vorrei... appunto. Io vorrei, nella storia, farlo fuori. Perché se non ricordo male... Il fatto che rimanesse in vita aveva portato delle strade, diciamo, delle scelte, cioè delle scene di un certo tipo che mi piacerebbe cercare di evitare, ma giusto per curiosità. Combattete di nuovo, ma questa volta non stai dando pugni. Bruce Ribs Crack. No, ma non ti risparmi neanche un colpo. Le costole di Bruce si spezzano, gli sloghi una spalla. Gli fai saltare qualche dente. Una volta che hai finito con lui, è ridotto una merda. Ti prego. Oh cazzo, basta, ti prego. Sei pronto a parlare? Samira. Si chiama Samira, ok? Però, basta, ti prego. No, non lasciarlo lì, cazzarola. Volevo ciucciarmelo. Così mi riprendevo i punti sangue e in più evitavo che... Samira. Fatemi vedere una cosa però. Questi non sono in ordine. Perché non sono in ordine? E non ci sono neanche i nomi dei personaggi. Lo lasci lì. È ridotto uno straccio. Da solo. Avrebbe dovuto parlare quando ne ha avuto la possibilità. O almeno, è ciò che ti stai ripetendo mentre ti dirigi verso l'Lich Pit. È giunto il momento di lasciare qualcosa per mia. Prendi in prestito una penna dal bar e giri il bigliettino di mia. Samira, scrivi il nome sul pezzo di carta, sperando di averlo capito bene. L'hai già sentito prima, ti sembra? Forse quella notte all'Elysium quando l'anarchico è stato giustiziato. Sì, deve essere stato allora. Era la donna con la quale il principe ha parlato? Era piuttosto grim. È vero, quella che si è voltata verso di noi dicendoci, beh, allora? He was hoping it was all worth and won't come back to bite. Speriamo che ne sia valsa la pena e che la cosa non ti si ricorda conto. Passi il bigliettino al barista, che lo infila di nuovo nel libro. Aspetta un attimo, voleva che ti dessi qualcos'altro. Tira fuori un telefonino da dietro il bancone. È vecchio, almeno un modello di 15 anni fa. Ah, giusto, e c'è anche questo. È un vecchio caricabatterie per quella ferraglia che ti ritrovi in mano. Hanno pensato davvero a tutto. Ha detto che si farà viva lei. Ci vuole qualche momento perché tu ti ricorda come si usa questo affare. E scopri tra l'altro che l'agenda al suo interno è completamente vuota. Non c'è connettività e wifi, né messaggi salvati. Però c'è una vecchia versione di Snake. La barista si sta... Is already over at the other. È già all'altra estremità del suo dominio. E sta prendendo ordini dagli altri clienti. Visto che il tuo contatto anarchico non è da nessuna parte, decidi di lasciare il locale per la notte. Sperando che le tue
supposizioni basate sul poche informazioni che sei riuscito a dare la mia saranno abbastanza perché lei ti chiami. E abbiamo ancora una parte di nottata che possiamo dedicare a uno degli altri personaggi, o il mago o la Malkavian, oppure iniziare la quest generica legata al divino, alla cattedrale di Saint John the Divine. Però non mi affezionerei a nessuna di queste tre cose che stiamo per incominciare, perché dubito che saremo in grado di portarla molto avanti, anzi. Io direi Faith and Myth. L'avevo iniziata con l'altra, nell'altra run. Le altre due rimangono troppo in sospeso. Non entri in una chiesa da quando sei diventato. Vabbè, capirai, 13 giorni. Non entri in una chiesa da quando sei diventato un vampiro. O un fratello, come si suol dire. Hai dovuto concentrarti su cose più concrete e pratiche, come la sopravvivenza e il nutrirti. Quella più avanti, sì. Per forza. Hai imparato le basi dell'esperienza vampirica, ma non hai un'idea chiara di ciò che significhi. La cattedrale di San Giovanni il Divino è un punto di riferimento di New York. Ci sei stato al suo interno una volta prima, quando eri molto più giovane, e sei rimasto sbalordito davanti alla sua facciata gotica. Guardarla adesso, dall'altra parte della strada, sembra opprimente. La prospettiva di un invito anonimo ad un incontro segreto è preoccupante, ma la location è stata scelta con cura. È difficile immaginarsi un attacco violento in un posto come questo, visto che ci sono occhi ovunque. Entri discretamente nella cattedrale. Hai imparato in fretta che questa è un'abilità essenziale per un vampiro. Come muoverti senza che gli altri ti notino. La pura forza dell'architettura della cattedrale ti colpisce mentre cammini tra i seggi. Se l'architetto voleva creare l'emozione, il feeling di essere piccolo davanti alla magnificenza di Dio, missione compiuta. Stando al bigliettino, ti sembra di aver capito che chiunque devi incontrare si trovi nella parte frontale. Avvicinandoti all'altare, sembra che qualcosa si stia trascinando. Impacciando i tuoi movimenti, come se la pietra sotto di te stesse resistendo ai tuoi movimenti. 1. La religione è superstizione. 2. I vampiri sono creature di Satana. 3. Dio mi sta ancora ascoltando. Io voglio Tenth Candle che mi dica qualcosa qui. Che so che è un argomento a cui tiene molto. Io direi la 1. Religione uguale superstizione.
La religione è solo superstizione. Devono essere i nervi a giocarti questo scherzo. Mentre cerchi di scuoterti di dosso questa sensazione, noti che, cioè, ti viene in mente che anche i vampiri dovrebbero essere superstizione. C'è un vecchio uomo che si siede seduto davanti all'altare. Vedi solo il retro della sua testa, chinata in una preghiera silenziosa. I tuoi passi echeggiano sul pavimento e lui si gira per guardarti. Non riesce a togliergli gli occhi di dosso. È alto, dignified. Ah, cazzarola. Vabbè, quei capelli bianchi che si stanno diradando e alcune ciocche che gli sfuggono sui lati. Indossa degli occhiali e semplici abiti clericali. I suoi occhi sono caldi e pallidi. Troppo gentili per qualcuno come te. C'è qualcosa che non va. Ti senti pesante, come se una enorme mano ti stesse schiacciando al suolo. La pelle sul suo volto brucia. Oh cazzo. Forse inconsciamente ti aspettavi qualcosa del genere, in quanto vampiro che si stava inoltrando in una chiesa. Solo che non si tratta del palazzo o di Dio che ti sta facendo sembrare di bruciare vivo. È quell'uomo, il prete. Benvenuto, figliolo. Cazzo. Il tono del sacerdote è gentile, ma il panico che si sta crescendo dentro di te ti dice che questa gentilezza non è riservata a quelli come te. Possiamo scappare o affrontare il sacerdote. Discussione teologica tra vampiro e prete? Ci proviamo? Non è proprio un personaggio. Ormai non è un personaggio. Cioè, il nostro non è un personaggio di quelli. Come dire. Dalla parlantina facile. Tu dici di scappare davanti all'ira tittio? Tasten. Affrontiamo il prete o scappiamo? Lo dico perché non voglio la catechesi. Scappiamo quindi? Ci evitiamo tutto il pippone religioso? Va bene. L'uomo ti sta guardando direttamente nell'anima. Ti giri e scappi e corri verso l'entrata dalla quale sei arrivato, rotolando quasi fuori dalla cattedrale. Ne esci confuso e spaventato. Che cazzo è stato? Perlomeno sei scappato senza. Sei riuscito a fuggire senza danni. Rimani sul marciapiede, confuso e spaventato ancora. Nessun nemico sembra starti attaccando. Il prete non ti ha seguito. L'aria notturna è umida degli odori della città, esattamente come le altre notti. Come ti sei sentito? Guardi l'uomo che ti ha rivolto la parola. È ben vestito, anche se in maniera un po' arcaica. Ha i capelli scuri, un bell'uomo, come se fosse un personaggio di un vecchio film. Ti sorride come se sapesse qualcosa che tu non sai. Sto stronzo. Ti guardi intorno. C'è gente per la strada e non sembri essere in immediato pericolo. 1. Tu chi cazzo sei? 2.
Sei stato tu a fare ciò? 3. Perché fa così male? Probabilmente io avrei... Mi sembra che l'altra volta, nell'altra run, avessi fatto la stessa cosa. Mi sembra di essere scappato. Non credo che in questo gioco ci sia la possibilità di fare delle scelte che ti fanno incontrare il game over. Quindi non credo che sarebbe stato possibile morire. Ma al massimo... frenesia, scappavamo. Boh, non lo so. Gli chiederò... chi cazzo sei? E tu chi cazzo sei? Stai calmo, ti prego. Non sono un nemico. Lascia che mi presenti. Sono Benoit Segal. Abbiamo molte più cose in comune. Abbiamo molte cose in comune, anche se non mi conosci. Benoit, ti offre la mano. Stringiamogliela. Covid per i vampiri non ce n'è. La stretta di mano di Benoit è salda e essenziale. Ti guarda come se stesse cercando di trovare qualcosa nel tuo sguardo. Hai voglia di sederti qui con me per un attimo? Benoit ti indica una panchina vicina, nell'oscurità, esattamente sotto un lampione rotto. Decidi di seguirlo. Solo un nemico totalmente... che se ne frega totalmente della maschera ti attaccherebbe qui. Benoit si siede e tu lo segui. Per un attimo contemplate la cattedrale in silenzio. So come ci si sente, come ti sei sentito. Ho avuto la stessa... ho provato le stesse identiche cose molte volte. Per un attimo cerchi di pensare a come rispondere. È chiaro che Benoit ti abbia mandato l'invito per alla cattedrale e abbia orchestrato questa specie di messa in scena. 1. Perché mi ha invitato? 2. Hai cercato di farmi ammazzare? 3. Ho quasi voglia di darti un cartone in faccia. Per ruolo direi la 3. Cartone, sì. Ruoliamo. Sto pensando di darti un pugno in faccia. C'è qualche motivo per cui non dovrei farlo? Potrei deciderlo da solo. Parliamo un po'. Rieccolo crashato IOS 14. Molto bene. Abbiamo già scelto una cosa e abbiamo detto che avremmo quasi voglia di dargli un pugno in faccia. Lui dice: dovrei deciderlo da solo. Prima parliamo, e se ti sentirai ancora in vena di farlo, mi lascerò prendere a cazzotti. Voglio che incontri padre Anthony. Vederlo, esperienziarlo, che non si può dire. No, volevo che tu vedessi padre Anthony. O avere un'esperienza diretta con lui. Ti sei chiesto perché ti sei sentito in quel modo? Grazie al cazzo. Era un prete, 1. Si tratta di un potere sovrannaturale? 2. O 3. Ha veramente importanza? Si tratta di poteri sovrannaturali? E si tratta di qualcosa, di qualche tipo di potere sovrannaturale?
No, no, assolutamente, non credo. No. È un cazzo di Hunter, no, non è vero. È stata la sua fede a fare in modo che sentissi così. Lui è protetto dal suo credo, mentre tu sei uno dei dannati. Ti sei mai chiesto qual è il ruolo dei vampiri nella creazione di Dio? Ti fermi a pensare. Ovviamente hai pensato di che cosa si stesse trattando. Se fosse Dio o la natura, non sai bene. No, che si tratti di Dio della natura, non sai bene cosa significhi essere un vampiro. E questo è il problema con la Masquerade. Un uomo che ha problemi da mortale può andare online e trovare qualcosa che lo aiuti. Tu non puoi. La Masquerade significa che tutto, everything there is to know, e tutto ciò che c'è da sapere riguardo alla tua condizione è un segreto nascosto. Devi sei lasciato da solo a basare tutte le tue esperienze sulle opinioni non reliable, non affidabili di persone come Benoit. All'improvviso ti prende la mano e la preme sul suo petto. Mentre ti guarda negli occhi, senti il suo cuore fermarsi. Il mio cuore non batte, eppure io mi muovo, parlo. È così che Dio voleva che fossimo. 1. C'è una spiegazione naturale. 2. No, non è possibile. 3. Lasciami andare. Continuerei sul filone. Siamo dannati agli occhi divini, agli occhi di Dio. Io farei la 2. Tre, lasciami andare. Perché tu non vuoi il pippone religioso. L'abbiamo capito. Però è un ottimo, cioè molto bello come spunto, soprattutto per un amante dei romanzi di Anne Rice come me. 3-2. Io volevo fare la 2, quindi farò la 2. No. No, non è così. So che non voleva. È sbagliato. Sì, sono d'accordo. La domanda è: può esserci salvezza per quelli come noi? A volte sono scettico, ma in presenza di padre Anthony so che la fede è vera. Lo so perché fa così tanto male. Ma forse hai delle domande sulla fede e sulla nostra specie? 1. Sì, cosa siamo? 2. Come fai a sapere che tutte queste storie sono vere? 3. Forse siamo divini e non dannati. Bella la terza, mi ispira un sacco, perché se avete presente la serie di Legacy of Kain, ci sarebbe tanto da dire sulla visione dei vampiri di quella saga, che riconduce al divino, che figata, quella serie è bellissima, ragazzi. Se non avete giocato nessun Legacy of Kain, fatelo. Sono bellissimi a livello di scrittura, sono stupendi. Io forse siamo creature divine, non dannate. E però che Dio ci faccia bruciare o un prete ci paralizzi. Mi dispiace che sono girato quasi. Sarebbe in character la 3? Conta che i Bruja non sono semplicemente i violentoni, sono anche quelli che. I filosofi anarchici che non danno niente per scontato. Secondo me ci potrebbe stare. Soprattutto il nostro Jackie, quando parlava della sua rapporto con Jessica prima di. Che andasse tutta in malora, si trovavano a parlare di filosofia, di cose del genere, quindi
anche con la sua creatrice. Questa roba è filosofia alla fine, anche se proprio non vogliamo vederla come religione. Yes. Forse siamo creature divine, non dannate. Benoit ride e per la prima volta l'aura di malvagità, che non è malvagità, che lo avvolge, si dipana. Sei intelligente. Ci sono molti culti, molti culti e religioni religiosi tra i fratelli, e ancora di più tra gli anarchici. Alcuni di loro credono infatti che siamo creature divine. Moriamo e ritorniamo in vita, come Gesù. Ma fai attenzione a quando parli di queste cose. Potresti non saperlo, ma ci sono sempre aspetti politici legati a tutte le superstizioni, alle credenze. Vai in un Elysium, dichiara la tua divinità e tutti si metteranno a fare supposizioni su di te. Qualche volta, a volte la fede è meglio che rimanga qualcosa di privato, anche tra quelli come noi. Però chiediti, quando hai incontrato padre Anthony, ti sei sentito divino? 1. Sono solo folli storie di vampiri. 2. Sono venuto qui a parlare di religione. E 3. Si tratta di molti, cioè di un duro colpo da assorbire. Alla 2, secondo me, ci risponde sì. Siamo venuti qui a parlare di religione. In realtà, essendo questo gioco, secondo me, un grandissimo e fatto molto bene biglietto da visita di introduzione a Vampire, alla sala, alla lore di Vampire, si approfondiscono tutti i discorsi di Camarilla, anarchici, religione, punti deboli dei vampiri e cose simili, sia pronti per comprarsi il manuale della quinta edizione e giocare di ruolo con gli amici. Il fatto che si debba fare una coterie, come suggerisce il manuale, non è un caso. Per cui, io gli direi, mi hai chiamato qui per parlare di religione? E questa è un'altra quest che non si esaurisce con una volta sola. Ma non so se riusciremo a farla tutta, quindi. 2. C'era qualcos'altro? O mi hai fatto venire qui solo per parlare di religione? So che può essere sconcertante. Lo è stato per me quando ho incontrato Father Anthony la prima volta. So che ci sono altri come lui, la cui fede brilla come un faro. Sacerdoti, vecchie anziane, bambini. Tutti possono avere questa convinzione al loro interno. 1. Devo andare. 2. Questo è troppo. 3. Devo pregare per avere una guida. La 3 direi di no. La 2. This is too much. Oh, I have to go. Devo andare oppure è troppo. Dicevo, mi spiace che da quando sono tornato in studio ho lì il monitor 2 e sto gioco in tutto schermo, quindi sono spesso girato di lato. Però se porteremo qualcosa tipo qualcosa di emulato e cose simili, cercherò di avere tutto da una parte. Così non sembrerà che non vi sto cagando. 2 sperando di andare in fondo, ok. Questo è troppo. Ti aspetti davvero che io creda a tutta questa follia? No, grazie, non compro niente. Ha tempo per parlare di nostro signore Caino? Benoit annuisce pazientemente. Rivediamoci qui tra qualche notte, alla cattedrale. Possiamo parlare di più, ancora, dopo che ci avrei pensato a fondo. Lasci Benoit
seduto all'ombra della cattedrale, contemplando ciò che si trova al suo interno. Sarebbe più facile ignorare le sue parole senza aver provato ciò che è successo. Padre Anthony è una persona sacra. Sai che è così. Ma cosa significa ciò? E dobbiamo riposare. Di nuovo. Un pezzo di carta si... Scusate un attimo, però fatemi vedere che ora è. Vado a prendere da bere, torno subito. Arrivo. Eccomi qui, scusate. I'm back. Bicchiere c'è, sì. Ho riattivato tutto, sì, mi sentite? E vediamo un attimo se... Ok, sì, c'è anche il suono del gioco, anche se non si sente niente adesso. C'è un pezzo di carta che sporge dalla cassetta delle lettere. Si tratta di una stampa di una stampata, una nota e uno screenshot di Google Maps. C'è scritto: incontriamoci al luogo indicato domani alle 10 di sera. Ti verrò a prendere e riprenderemo da lì. Non c'è nessuna firma e il luogo segnato sulla mappa è il... si trova di fianco al porto numero 1, vicino al ponte di Brooklyn. Controlli il telefono che ti ha passato Mia. Nessun messaggio, nessuna chiamata persa. È tutto un po' sospetto, ma c'è solo un modo per scoprire chi ti ha mandato questo biglietto. A domani notte, pare che domani sera avrai qualcosa da fare. Ok, adesso parte in automatico una roba, visto che che è apparso anche un altro segnalino. Ti dirigi giù per le scale appena sveglio. Guardi di nuovo il telefono, ma non ci sono novità da Mia. Ah no, allora, scusate. Quello che abbiamo letto poco fa era la fine della nottata precedente e adesso questa è la nuova notte. Quindi adesso sono le 10 di sera, probabilmente, e dobbiamo andare al porto, al ponte di Brooklyn. Esatto. In auto raggiungi Brooklyn, parcheggi davanti a Front Street e ti avvicini al luogo dell'incontro in maniera con cautela. Una figura circa della stessa dimensione di Mia è già lì, vestita in una giacca più troppo grande, e con lo sguardo diretto verso Manhattan. Mentre ti avvicini, riesci a sentire che sta bisbigliando qualcosa. Ah, è lei. Ah no, non si sa se è lei. Mia? Punto di domanda. È vero. Ma non credo che sia vero.
E se non penso che sia vero, allora non può essere vero. E se non può essere vero, allora... Questa chi cazzo è? Uno, sei tu mia? Due, sei tu quella che mi ha lasciato il biglietto? Tre, dovrei incontrare qualcuno qui. Questa cosa non me la ricordavo affatto. Anche perché comportamento del genere sembra un po' da Malkavian, ma non credo che, che Mia fosse una Mark. Due. Sì. Ci sta. Ehi, sei tu quella che mi ha lasciato questo biglietto alla, nella, a casa mia? La donna si gira. Non è mia. Di chiunque si tratti, non l'hai mai vista prima. Sembra totalmente plain, anonima. Sì, sembra totalmente anonima. No, la rima non ve la posso fare perché al volo è un casino. Inchiostro sulla carta il messaggio ha lasciato. Inchiostro sulla carta la tua faccia qui ha portato. Ci siamo riusciti. Ti volti. Tre uomini. Tutti e tre corpulenti e minacciosi si avvicinano a te. Uno di loro prende il comando. Allora... Hai avuto il messaggio. Chi cazzo è la tipa? Non mi ricordo affatto. Uno. Sì, l'ho ricevuto. Due. Chi saresti tu? Tre. Di che si tratta? Adesso gli faccio un rutto in faccia e lo mando via. Tre, sì, di che si tratta? Niente cazzate, di cosa si tratta? Andiamo a farci un giro, amico. Il capo vuole vederti. Uno, Kaiser, che vi ricordo essere il capo dei Nosferatu. Kallian, che è il capo degli anarchici ufficiali, un po' il principe dei anarchici, Torque, che in realtà credo sia quello che vogliamo incontrare noi, il capo di Mia. Io purtroppo so la risposta, so chi è che ci vuole vedere. E non abbiamo concluso, cioè il fermare il tizio che spiava il locale non ha fermato questa cosa, perché pensavo che fosse questo qua. È Kallian. È Boss Kallian per te, stronzo. Ti suggerisco di darti una mossa. Dobbiamo andare in un po' di posti. La voce della donna continua a darti sui nervi. E con una litania di incomprensibile. Sempre presente per tutta la conversazione. L'uomo si fa così. Si scrocchia le mani, le dita. Oppure possiamo farlo con le cattive. Uno, andiamo con calma. Due, combattiamo. Tre, scappiamo con celerity. Non mi ricordo cosa ho fatto con il col Toreador, cazzarola. Cioè, mi ricordo cosa era successo, ma non mi ricordo se avevo cercato di fuggire con Celerity o con Presence per ammaliarlo o qualcosa del genere.
Io fuggirei, ci proverei. Che dite? Vado di Celerity. Sì. Venire qui è stato un errore. È giunto il momento di tagliare la corda. I tuoi muscoli si tendono, preparandosi per lo scatto che ti porterà via da questo posto e all'interno della tua macchina. Oh merda. Un grido ti riempie la testa. È la donna. Ti sta ridicolizzando? Non credo. Forse è un force friend, questo ridiculing you. Ti sta provocando affinché tu rimanga e combatta. Per mostrargli che non sei... To show them you're not too bad. Non sei uno a cui è facile dare ordini. Non possiamo fuggire. Cercano di sopraffarti, ma combatti. Spacchi il naso di un tizio e sloghi il ginocchio di un altro. Sì. Chi è... Già, chi è quello cattivo adesso, stronzi? Un paletto ti fracassa lo sterno. L'uomo che ha parlato... Che ti ha parlato... Ti si mette davanti, sorridendo in maniera angosciante. Devo fare sempre tutto da solo? Caricatelo sulla barca, inutili pezzi di merda. Anzi, inutili succhiacazzi. Sei appena conscio. È impossibile dire dove ti stanno portando o quanto a lungo ci si mette. Senti un rumore come di risucchio e la sensazione chiara di avere una cavità nel petto. Che non c'era prima. Una voce profonda ti parla, rompendo il silenzio dell'oblio dal quale stai tornando. Vincent, ragazzo, a volte sei davvero una noia. Sai essere davvero un problema, ma alla fine fai le cose. È una cosa che rispetto. Grazie, capo. Ti torna la vista. Il proprietario della voce profonda è una vista particolare. Vestito in ciò che può essere descritto solo come un abiti vittoriani, con un monocolo e capelli rossi che si stanno sbiadendo. Si tratta di Callihan. Eccoci qui. Stiamo tornando... Ci stiamo svegliando, vero? Ho sentito che sei un tipo combattivo, Vincent. È combattivo questo tizio? Che ne dici? Ma sì, capo. Sicuro. Combattivo. Credo che tu sappia già chi sono io. Uno, sei Boss Callihan. 2. Sei il barone degli anarchici. 3. Sei un dumb looking motherfucker. Uno stronzo vestito da pirla. Ci andrei piano, ma non troppo. Boss, non glielo dico, gli direi. Sei il barone degli anarchici. Già, proprio così. Douglas Callihan è il mio nome. O puoi chiamarmi Boss. Tutti lo fanno. E ha ragione. Ti ho invitato qui per avere una
fare una chiacchierata amichevole. Sarei tentato 3, ma credo sia... sì, no, la 3 era troppo perché... E poi boss non glielo volevo dire subito. Ora, lascia. Voglio essere chiaro con te. Sono deluso. Molto deluso. Ma ho... organizzato questo incontro per far sì che tu possa fare ammenda. Ma prima devo essere sicuro che tu capisca qual è stato il tuo errore. Allora, sai perché sei qui? 1. I feel like you're dying to tell me. Mi sembra quasi che tu non veda l'ora di dirmelo. 2. Perché lavoro per Sophie Langley? 3. Perché volevo incontrare Torque? Secondo me la 3. La 1, penso che tu stia morendo dalla voglia di dirmelo. Ci sta un po' di strafottenza, in effetti. Vediamo se Tasten vuole votare. Uno spavaldo, ci sta. Non posso fare a meno di pensare che stai morendo dalla voglia di dirmelo. Non fare il furbetto. Aia. Ti afferra il viso tra le mani, con una mano, mentre Vince ti tiene con una stretta... Con una stretta serrata. Stringe forte e ti guarda in profondità negli occhi. Torque è il motivo per cui sei qui. Oppure, ok, or that little language is trumpet of his, I'm told, yes. O meglio, quella angry trumpet, quella piccola squinzia, diremmo noi a Milano. No, quella cagnetta rabbiosa che sta con lui. Mia, se non sbaglio. Ah, come mi piacerebbe mettere le mani sul suo collo e stringere finché non si spezza. Ma vedi, sono un uomo d'affari e non è una cosa prudente da fare. No, per niente. La cosa prudente da fare è tollerare entrambi, sia lei che quel Ebony Skin Mentor, e qui si rischia il ban per razzismo, ma non sono io, e quel mentore dalla pelle d'ebano che si ritrova. Eccolo lì, lo sapevo, ma mi chiudono il canale. Guarda cosa è diventato il mondo di queste notti. Eccomi qui, lambasting a black man and a woman in front of a weapon. Combo. A dovermi lambasting, non so cosa voglio dire, però a dover parlare di un uomo di colore e una donna davanti a un pirla di discendenza asiatica. Quindi Jackie, il nostro personaggio Luca di Videogiochi su Faccia, aveva visto giusto. Diceva che sembrava un giapponesino della Yakuza. Ah, papà, che riposi la sua anima, non ci crederebbe. 1. Hai finito con questo cazzo di lamentela? La 2, non so se possiamo farla. Ti prego, lasciami andare. E 3. Rimangiati questa merda o te la farò pagare. La 2, non so che simbolo sia. Please let me go. Qui non ce lo dicevano, mi sa.
Oh, credo che ci sia anche questa possibilità. Please let me go. Non so se però è tipo un fallimento. Perché tra l'altro nei dadi di Vampire Quinta Edizione c'è sto simbolo. Ma non mi ricordo se è per il fallimento o per il successo critico. 1, la 3 mi sembra troppo. Sì. Sono curioso di quella rossa in realtà. Però no, dagli la soddisfazione di supplicarlo anche no. Hai finito con questo discorso disgustoso? No, ragazzo, non hai idea con chi ti stai mettendo contro. Ti guarda con gli occhi pieni di rabbia e ti senti insignificante e vulnerabile. Una paura irrazionale si prende controllo su di te. Non puoi parlare più contro quest'uomo. Semplicemente non ci riesci, è troppo terrificante. Ora che ho la tua piena attenzione, ti chiederò qualcosa e mi obbedirai alla lettera. Ma più tardi, prima, mi risponderai ad alcune mie domande. La prima delle quali è: chi ti ha indirizzato verso Mia? 1. Sophie me l'ha fatto fare, oppure nessuno è stata mia idea. Io purtroppo so alcune cose di come si svolge Ah, tra l'altro guardate i bordi. C'è del rosso. Vuol dire che dobbiamo nutrirci. Ah, forse per quello la scelta era rossa. C'entrava con la fame, forse. Comunque. Io direi nessuno è stata la mia idea. Non tradirei Sophie così. Esatto, sì. Nessuno è stata la mia idea. No, ma davvero? E che intenzioni avevi oltre a questo incontro? Mi serviva l'aiuto di Mia, o due, volevo contattare Torque. Io direi volevo contattare Torque. Oppure no, possiamo dire mi serviva l'aiuto di Mia per fare chissà che cosa. Alla fine abbiamo lasciato un po' di quest in sospeso, potrebbe essere anche... Mi sto cercando di fare una coterie ancora, non ho tutti i membri del gruppo. Sul rumore delle papere in sottofondo, delle oche. Fa molto ridere. E adesso diventa Untitled Goose Game. Dai, la 1. Mi serviva il suo aiuto per una cosa. Ah, dai, dovrei essere più specifico di così. Voglio sapere esattamente di cosa avete discusso. Volevo di... che mi spiegasse come funzionano gli anarchici. Voleva che le facessi un favore. La 1. Volevo che mi spiegasse come funzionano gli anarchici. Volevo solo sapere qualcosa sugli anarchici, così le ho chiesto del movimento. Oh, figliolo, saresti dovuto venire da me allora. Io sono il movimento anarchico di New York City e nessuno e non è un segreto per nessuno. Se scommetti sul cavallo sbagliato? Stai scommettendo sul cavallo sbagliato? Come sono sicuro presto imparerai. Vedi? Non è stato difficile, giusto? Ovviamente non posso essere sicuro di ciò che mi hai detto, di quanto di ciò che mi hai detto fosse vero.
e quanto possa, in quanto diciamo mi viene detto, valga quanto una boassa, una merda di cavallo. Ma lo scoprirò, lo faccio sempre, e quando lo faccio lo farò, avremo un'altra di queste piccole chiacchierate, e forse, solo forse, you'll avoid this upcoming unpleasant episode. Eviteremo questo disdicevole modo di incontrarci la prossima volta. Fa un segno a Vince e l'uomo comincia di nuovo a pestarti. Senti denti, costole e dita spezzarsi. Il piede è spappolato sotto lo stivale di Vince. Le spalle sono slogate e il naso schiacciato. È abbastanza, Vincent, lascialo stare. Schiocca le dita davanti alla tua faccia un po' di volte e controlla per controllare se riesci a concentrarti. Riesci, ma a farlo a malapena. Sono un uomo d'onore. Un'altra notte ti avrei fatto mettere in un casket. Ti avrei fatto cementare vivo e sganciare in Ludson. Era una delle mie dei miei modi preferiti di occuparmi della gente negli anni 20, nei ruggenti 20. Ah, non è passato di tempo. Ma come ti ho detto prima, non sono sono molto prudente. Così gli interessi di questa dei fratelli di questa città devono venire prima delle mie necessità e dei miei desideri. Quindi ti lascerò continuare la tua esistenza. Ecco ciò che desidero in cambio di questo favore. Ti è vietato incontrare Tork. Che stronzo. Ti terrò d'occhio, sia te che lui. Se vuoi un posto in mezzo agli anarchici, ti affiderai a me e solo a me, intesi? Devi capire che ciò che ho fatto, che ho fatto fare ai miei collaboratori, che ti ho fatto penare per mano dei miei collaboratori, sono solo affari. Possiamo ancora lavorare su una relazione e costruire una relazione che possa essere benevola per entrambi. Infatti, o così, oppure incontrare la morte finale. Devo andare, Vincent. Porta indietro la barca. Lascia il ragazzo qui. Credo che abbia molto di cui pensare. Certo, capo. È stato un piacere fare la tua conoscenza. Callian se ne va, come fanno anche Vince e la sua banda di scagnozzi. Giace a terra ancora un po', sentendo il sangue che sta ricomponendo il tuo corpo e la tua fame cresce. Riesci a sentire la bestia, il richiamo della bestia, il richiamo alla sopravvivenza, alla salvezza, alla vendetta, una lontana ma molto marcato, un lontano ma molto marcato terzo desiderio. È solo quando sei sicuro di avere l'aspetto di della vittima di un pestaggio piuttosto che di un cadavere ambulante fatto a pezzi che decidi di richiamare l'attenzione di un taxi che ti sta superando per tornare nel tuo rifugio. Durante tutto il viaggio di ritorno sei tentato dalla bestia. L'autista, un uomo sui 30 con un forte accento slavo e un nome impronunciabile sulla sua tessera di identità, ti chiede se dove portarti in ospedale. Continui a negare, continuando a pensare che se gli chiedessi di accostare per 5 minuti potresti banchettare del suo caldo sangue per accontentare la bestia o
addirittura prosciugarlo, non lo saprebbe nessuno. Nessuno tranne sua moglie e i suoi figli se ne ha. Nessuno tranne il suo capo e i suoi collaboratori. Nessuno tranne te. Quando ti guarderai allo specchio domani mattina. Domani mattina no, domani. Tenendo la fame a bada. No, tenere a bada la fame non è mai stata tanto difficile quanto è stanotte. L'autista si ferma davanti al tuo palazzo. Non c'è nessuno. Puoi farlo. Fallo. Ora. Ora. Cediamo o resistiamo? Sicuramente del sangue ci farebbe comodo. Il problema è che essendo in queste situazioni, in questa situazione, non so quanto saremo in grado di fermarci e non ammazzarlo. Qui non c'è la scheda del personaggio, quindi non c'è l'umanità famosa di Vampire the Masquerade, che scenderebbe qualora resistiamo. Siamo messi molto male, eh? Oh, che bravi ragazzi. Va bene. Paghi l'autista e cammini, esci dall'auto, veloce. Ti lasci l'auto alle spalle. Non guardare indietro. Guarda indietro, torna indietro. Cibati. No, superi la porta, sali le scale. Infili la chiave nella serratura. Apri la porta, entri e ti chiudi dentro. Le quattro mura familiari del tuo rifugio sono una benedizione. La bestia all'interno continua a sforzarsi di uscire, ma sei riuscito a tenerla a bada stanotte. Non è stata un'impresa da poco, vista la tua situazione. Sei ancora debole e non sei ancora guarito del tutto. Devi riposare. Domani dovrai nutrirti. Domani dovrai considerare la tua prossima mossa. Callian non è il tipo di uomo che cede, ma per stanotte devi riposare. Ah, quindi ci ha fregato tutta la nottata sta cosa. Quindi Faith and Meat 2 non possiamo farla. E non vorrei dire cazzate, ma potremmo essere arrivati quasi alla fine. Svegliarti stanotte è diverso, per due ragioni. Da una parte, sei piacevolmente sorpreso di scoprire che il tuo corpo si è curato mentre stavi riposando. Ma la cosa ha un prezzo. La fame che senti è ancora più pronunciata. La bestia. C'è una bestia come un mastino infernale nella tua visione periferica che ti segue. Che spavento, cazzo. Porca puttana. Non me l'aspettavo. Ma ciò che è davvero degno di nota è svegliarti grazie alla suoneria di un vecchio telefono. Un numero sconosciuto sta chiamando il telefono che ti ha dato Mia. Rispondi. Hai tenuto quel ferro vecchio sotto carica, eh? Stai bene? Risposta 1, sì. 2, cut the chase, vieni al dunque. 3, mi sento una merda. Io direi che Callihan ci ha fatto menare a sangue, letteralmente. Scusate, intanto sto giocando con la lattina. Che puttana, bicchiere. No, cazzo. Ok, ho scelto la 3. Almeno il bicchiere ha scelto la 3. No, in realtà sto di merda. Ascolta, mi spiace, ma in realtà, cioè, è molto, molto brutto, ma in realtà non me ne frega un cazzo. Era solo per essere educata. Ti sto chiamando per darti buone notizie. Torque, magari ci porta un po' di succo, magari. Torque ha accettato di vederti.
C'è un pub nel Bronx, Solids and Stripes. Ci vediamo lì stanotte. Due cose. Non si berrà lì. Quindi se devi farti uno spuntino, fallo prima di mettere piede in zona. Ah, e questo è un incontro assoluta esclusivo senza poteri. Staremo insieme a degli umani tutta la sera. Quindi, e in più, non ci fidiamo di te. Quindi, stai tranquillo o ci farai scoprire. C'è nulla che devi dirmi? 1. Kalyan mi ha proibito di incontrare Torque. 2. Dovremmo aspettarci della compagnia. 3. Mi proteggerete da Callihan? Io gli direi che Callihan forbade me from meeting Torque. Quasi 3, mi proteggerete da Callihan? Va bene. Se dobbiamo incontrarci, ho bisogno che mi offriate protezione da Callihan. L'ho incontrato ieri. Mi ha offerto a prendere a calci in culo e mi ha proibito di incontrare Torque. C'è silenzio dall'altra parte. Cazzo. Altro silenzio. Non posso prometterti nessun tipo di protezione lungo la strada. Ma il pub sarà nel dominio di Torque. Nonostante, anche se si tratta di Callihan, non credo abbia le palle di colpire Torque in maniera diretta. Faremo mettere delle vedette aggiuntive. È il meglio che posso fare. Se Callihan dovesse seguirti, intendo. Sono stata in quella posizione un paio di volte. Tutto ciò che devo dire è che posso dire che ne vale la pena. Se non ti mostrerai questa notte, non ti biasimerò, ma è un'offerta che vale solo una volta. Devi fare la tua scommessa. Non fare nulla di stupido. Vediamoci stanotte. Se ci vediamo stanotte, sarà meglio farlo in buona fede. E così chiude la chiamata. Ah, qui decide tutto lui, va bene. Prima le cose importanti. Prendi la metropolitana verso New York Station. Cammini in Front Street. Recuperi la macchina. E cerchi di pensare alle opzioni che hai. Mentre guidi, torni indietro al rifugio. Ah, ok. Oh, allora. Andiamo direttamente all'incontro. 2. Guidiamo un po' in giro prima di andare all'incontro. Diciamo a Sophie che non possiamo incontrare Torque. 4. Feeding opportunity. Cerchiamo di cibarci. Io la 4 la farei. Siamo conciati troppo male. E se dovesse servirci usare delle discipline, potremmo trovarci con delle scelte bloccate perché non abbiamo abbastanza sangue. Sì. Ormai l'hai fatto per un po' di notti e cominci a sentirti a tuo agio. Stai imparando che tipo di predatore sei e che tipo di sangue ti piace. Sei così invischiato nei problemi di ieri notte e in questa specie di gioco di luci e ombre di cui fai parte, che la caccia sembra quasi automatica e casuale stanotte. Un frammento di te cede il controllo. Pochi minuti dopo aver trovato la tua vittima, averla raggirata e bevuta, you find you've forgotten their face. Scopri di aver dimenticato addirittura il suo volto
e come erano vesti, come era vestita. E la cosa ti colpisce solo nel momento in cui ti trovi di nuovo seduto in macchina e quando ti guardi nello specchietto. È stato un errore. Non puoi lasciare che questa diventi la normalità. Hai fatto del male a qualcuno, a un essere umano. Sei un mostro. Devi rimanere vigile, però. Sei un mostro, ma a meno che non ti lasci andare, puoi trattenerti e mantenere la tua umanità senza scivolare in questa spirale. Ma non sono migliorati le condizioni, cazzarola. Invece di schiarirti la mente, questo l'ha annebbiata ancora di più. E sei ancora lontano dalla decisione. No, vabbè, va bene. Volevo nutrirmi, però siamo punto a capo. Diciamo a Sofì che non possiamo incontrare Torque. Guidiamo un po' in giro per la città prima di dirigerci al punto d'incontro, oppure andiamo direttamente lì. Io speravo che i bordi dello schermo fossero con meno sangue adesso. Li possiamo guidare in giro cercando di depistare i nostri follower se ci sono, oppure andare direttamente da Torque. Oppure dirlo a Sofì. Due, andare in giro. Io non mi ricordo cosa ho fatto. Mi ricordo che non l'ho detto a Sofì la volta scorsa col Toreador. Però è un pesce grosso, noi lavoriamo per lei. Io quasi quasi, anche solo per vedere che cosa succede. Anche perché se andiamo da Sofì, anche se Callian ci sta tenendo d'occhio, lo sanno tutti che noi siamo i protetti di Sofì, quindi. Meglio la 2? Vai, facciamo la 2. Ormai. Hai intenzione di visitare Torque stanotte, ma decidi di guidare un po' in giro prima. Qualcosa ti dice che potrebbe esserci qualcuno che ti segue. E sembra sensato cercare di far perdere le tue tracce. Passi 2 ore. Ah, minchia, 2 ore tanto, pensavo un po' di meno. Passi 2 ore a guardare nello specchietto retrovisore, guidando in giro per la città, prima di dirigerti verso il Bronx. Prendi alcune precauzioni mentre entri nel territorio di Torque. Parcheggi a qualche strada di distanza dal pub. E decidi di camminare, di andare a piedi e di tenere gli occhi aperti mentre ti dirigi verso il locale. Il fatto che i fratelli, per la maggior parte di essi, non sono diversi dalla gente normale, rende le cose più complicate, ovviamente. Se stai cercando di essere, se sei seguito o tenuto d'occhio, sarebbe molto difficile dirlo. Raggiungi il pub e guardi, lanci un'occhiata in giro velocemente. Non c'è nessuno di sospetto nella zona, da quel che puoi vedere. E poi apri la porta. Ah, mi ricordo sta scena. La puzza di sigarette è soverchiante. Il posto. È permeato da un'aura, una specie di nebbia costante che si è addensata a ridosso del soffitto.
le pale lente non fanno nulla per disperderlo. Il costante rumore delle palle da biliardo che si spaccano, di bicchieri tintinnanti, ti dicono tutto ciò che devi sapere della clientela. Non è un posto molto vampirico. Stai addirittura metti in dubbio il fatto che tu possa aver capito l'indirizzo sbagliato. Ma non è così, perché Mia è qui. Si muove verso di te. No, ti fa gesto di raggiungerla a uno dei pochi tavoli. Ci hai messo del tempo a arrivare. Che c'è? Hai i piedi freddi? Non importa. Sei stato seguito? Uno, non lo so, forse. Due, non che io sappia. Tre, non devi per caso mettere delle vedette? Direi la tre. Ci ha assicurato che non ci tenevano d'occhio. Non dovevi per caso mettere delle vedette per esserne sicura? Abbiamo fatto. Ci è giunta voce che stavi arrivando pochi minuti fa. Sto solo controllando se hai fatto attenzione. Prima di presentarti, ci sono alcune cose in sospeso di cui dobbiamo discutere. Apprezzo l'aiuto che mi hai dato con il nome di quel... facendoti dire il nome da Bruce. Sarà difficile cavarne qualcosa. Sarà difficile cavare qualcosa dal suo signore. È una dei lawmen, dei legali. Times where the signor arrived. Presto si uniranno alla Times where they sooner align with us e probabilmente si allineeranno, si alleeranno prima con noi che con la CAM. Ad ogni modo, non è una notte per una lezione di storia. Torque ti sta aspettando. È rimasto impressionato dal tuo lavoro fino adesso. E questo è il tuo momento di brillare. Non sprecarlo. Cammini verso uno dei tavoli. Un uomo, un ragazzo in un impermeabile e cappello. Con la giacca e un cappello si piega per colpire sul tavolo da biliardo. È molto più avanti, è in vantaggio rispetto al suo avversario. E il tavolo non presenta più, il tavolo da biliardo non rappresenta più nessuna delle sue palle. Eccetto per la palla da 8, che è una posizione particolarmente pericolosa. Ehi, sono qui. Arrivo solo in un secondo. Il colpo è veloce, preciso. No, non sono. Non è, prima lei ha detto non sono qui, è qui. Il they usato come pronome mi mette sempre in crisi. Il colpo è veloce, preciso, e manda la palla nera esattamente dove il giocatore voleva che fosse. Il suo avversario lascia andare un verso di frustrazione. Ecco fatto. Credo che facciano $150 americani, Joy. Vuoi pagare subito o alzare la scommessa alla prossima? L'uomo non dispiaciuto ma seccato accetta la sconfitta e paga. Poi dichiara che se ne va, che sta andando a prendere un'altra birra. Al vincitore le spoglie. Grazie mille. Dopodiché rivolge tutta la sua attenzione a te.
È un bell'uomo, anche se piuttosto arcigno e intenso. I suoi occhi specialmente sembrano essere in grado di attraversarti, ma non in maniera spiacevole. Io sono Torque. Da quel che ho capito, tu sei Jackie, il nuovo giocattolo di Sophie Langley, giusto? Uno, giusto? Due, com'è che lo sanno tutti? Tre, giocattolino? No. Direi la tre. Cribbio, un po' di rispetto. Giocattolo? No, non siamo amanti. Scusa allora. Con lei? Di solito quella è la norma. Ho sentito delle tue alleanze piuttosto curiose, però. Perdona se sono così chiaro con te, ma mi piace sapere con chi sto avendo a che fare. C'è qualcosa... quindi ecco qualcosa che mi ha dato da pensare. Se tu sei con Langley... E Langley's Country... E Langley è della Camarilla dalla testa ai piedi. Mi dicono. Cosa sei venuto a compiere qua? A fare? Sophie vuole... Ah giusto, noi dobbiamo dirgli che Sophie vuole parlarci. Solo a lui dovevamo dirlo, quindi in teoria la risposta 1, Sophie vuole che la incontri. 2, sono qui per Callaghan. 3, sono qui per sapere di più degli anarchici. Questa è... Dipende da che strada vogliamo prendere adesso. Se vogliamo rimanere Camarilla... Riveliamo che Sophie vuole che la incontriamo. Che incontriamo Torque. Cioè che voleva che dicessimo Torque che la vuole incontrare. 2, no, I'm here to spite Callaghan. Sono qui per diciamo sfidare Callaghan. Oppure la 3, un tranquillissimo, sono qui per sapere di più degli anarchici. Sto cercando di pensare alla storia da qui in poi cosa succede. Non mi ricordo assolutamente. Ah, tu passi, mi lasci così. Fatemi vedere che ore sono. Mezzanotte meno un quarto. Abbiamo ancora qualche minuto. Sono qui per saperne di più degli anarchici. No, anzi, vaffanculo. Cerchiamo di... Che si ammazzi una vicenda. Che Torque... Insomma, cerchiamo di sbarazzarci di Callaghan. Vedi, ho incontrato Boss Callaghan ieri. Mi ha fatto menare e mi ha lasciato a pezzi, nel nulla. Mi ha detto che non dovevo incontrarti, quindi sono venuto qui, giusto per dimostrargli che potevo farlo. Ah, ci vuole fegato. Ammiro il tuo coraggio, anche se sembra un modo molto veloce per porre fine alla tua esistenza. Ma non è tutto qui, vero? Dai, dimmi la verità. E vabbè.
potrei essere, fare anche parte del della CAM, ma sono qui per saperne di più del movimento. Ho incontrato alcuni di voi e mi hanno fatto una terribile prima impressione, ma tu e Mia sembrate diversi. Davvero? È perché lo siamo. Non voglio vantarmi, ma devo dirlo, noi anarchici abbiamo una brutta reputazione a New York, e per un buon motivo. Inizia con la B e finisce con la C. E fa rima con Dross Boogeyman. Inizia con B e una C. B, C. Oddio. Non l'ho capita. B, C. E fa rima con uomo nero Dross, che non so cosa voglio dire. Bissi. C'è qualcos'altro, vero? Dai, sputa il rospo. E vabbè. Pensi che probabilmente è meglio anche dirgli ciò che ti ha messo, che ha messo in moto questo vostro incontro. Sophie Langley vuole incontrarti. Non chiedermi perché, non me l'ha detto. Ha solo detto che ha qualcosa a che fare con trovare degli alleati contro Boss Callihan. Qui, sono qui solo per... e sono qui per arrangiare, no, per arrangiare. Per coordinare questo incontro. Che cosa? Non ne sapevo niente, Torque. Mi ha mentito. Mia è furiosa. Guarda il tavolo da biliardo e... guarda sia te che il tavolo da biliardo e pensa quale possa essere la migliore combinazione. Probabilmente vuole spaccarmi la faccia. Ecco qua. Lascialo stare, Mia. Non è facile dire ciò che... qualcosa del genere dritto in faccia, immagino. Bene, bene, bene. Che proposta interessante. Non vorrei davvero accettare di incontrare la Langley. È una camarilla, è una cam estremista. È una trappola, deve esserlo. Potrebbe esserlo. Ti guarda, ti scruta con i suoi occhi naturalmente profondi. Sta per dire qualcosa quando la porta si apre. La porta del retro si apre. Ehi, Torque. C'è un ospite. È nel retro. Mia, non ti piacere anche più. Non saresti così gentile da fare compagnia al nostro amico? Vado a vedere di che si tratta. Certo. Torque fa un gesto col cappello in tua direzione e cammina verso il retro, raggiungendo l'uomo che l'ha chiamato. Mia ti guarda, questa volta con in mano una delle palle da biliardo in mano. Sembra che voglia quasi spaccarti la faccia con essa. Devi essere molto contento di quello che hai fatto, ad aver bluffato fino a qui. Uno, ehi, whatever works, cioè dovevo farlo. Due, mi spiace che aver dovuto mentire. 3. Non sono qui solo per Sophie. Direi la 3. Potrebbe essere anche iniziato come un compito che mi ha dato Sophie. Ma sono contento di aver incontrato sia te che Torque. Non avercela con me. No, io ho intenzione di avercela con te, e per un bel po'. Mi hai fatto fare la figura dell'idiota davanti a Torque. E io che stavo anche pensando che potessi essere un'acquisizione interessante per la nostra piccola famiglia. Cioè, dovrei riguadagnarti molta fiducia prima che ciò succeda.
Tork torna dalla porta sul retro e vi chiama. Ehi Mia, puoi venire un attimo? Jackie, vieni anche tu. Vai sul retro. È in pratica un magazzino con solo un tavolo, una scrivania di legno. Io vedo anche un cabinato qui. Che gioco sarà? Non si sa. È piuttosto disordinato, specialmente considerando che ci sono... No, è piuttosto affollato. Specialmente se pensi che ci sono altre 5 persone con voi. Tork ti fa entrare e chiude la porta dietro te, Mia. Due tizi corpulenti stanno tenendo qualcuno a terra. Una voce familiare raggiunge le tue orecchie. Io lo so chi è. Oh, stronzone. Brutti bastardi, la pagherete per questo. Mi avete sentito? Il boss vi fotterà talmente male che non potete neanche immaginare. Hai avuto il dubbio piacere di incontrare il signor Cerutti, Jackie? Sì, ci siamo incontrati ieri. Puoi dirlo forte? Oh, io, a costo di abbassare l'umanità del personaggio, abbiamo un conto in sospeso. Ho un conto in sospeso con questo stronzo. Tu, sei fottuto! Sei così fottuto! Stupido pezzo di merda! Avrei dovuto farti fuori ieri. Il boss ti ha detto di stare alla larga. Avresti dovuto ascoltare. Questa è solo parte della storia, vero? Vince, calmati e dimmi quanti di voi sono nel mio territorio, eh? Vai a farti fottere, sei fottuto. Il capo... saprà presto che questo stupido pezzo di merda è venuto qui. Sa che è alleato della Langley. Sai cosa significa ciò, Tork? No, non lo so. Cosa significa, Vince? Ora il boss può spazzarvi via. You just say you're sucking... Gli basterà dire che ti scopi la Langley. E tutti questi... i tuoi amici? Puff, spariti. Sei fottuto, Tork. Bene, se è così, immagino che di liberare New York City del tuo TODS, del tuo brutto culo, non renderà le cose peggiori, vero? Anzi, ho un'idea. Vince ha detto che ieri ti ha dato una bella lezione, ho sentito giusto, Jackie? Vuoi ripagare il favore? Uno, non voglio entrarci. 2. È il tuo territorio, spetta a te. 3. Con piacere. Scelte. Questa è più una scelta morale che altro. Da una parte direi gladly subito. È che Vince l'hanno reso proprio antipatico, cioè veramente stronzo. Quindi sarebbe da dire la cosa giusta, la 2. È il tuo territorio, spetta a te. Però... 3 tasti, dici? Gladly? O meniamo? Anche sì, famolo. Con piacere. Accomodati pure. 1. Lo impalettiamo. 2. Gli facciamo molto male. Cazzo. Allora, un attimo, cerchiamo di pensare. Le tradizioni, Camariglia, non si può creare senza il permesso, non si può uccidere se non c'è una caccia di sangue, in teoria.
Però è anche vero che è un anarchico, quindi magari il principe sarà disposto a chiudere un occhio se abbiamo ammazzato uno di loro. Kalyan si è fermato, non ci ha ammazzati. Ah, dici impalettarlo per interrogarlo? Non lo so, non ci giurerei. Cominciamo a impalettarlo, dai. Ah no, non posso. Ok, queste sono le scelte bloccate perché siamo troppo incazzati. Quindi si deve sfogare. Colpisci Vince una volta, due volte. All'inizio ridacchia, ma concentri il tuo sangue per avere un po' di forza e continui a colpirlo ancora e ancora finché non la smette di ridere. È ferito, spezzato. I due anarchici che lo lasciano andare e continua a prenderlo a calci quando si trova, quando si trova sul pavimento. Ti fermi solo quando senti la voce di Torque. Basta, Jackie. Prendo una vecchia mazza da biliardo e se la spezza con le ginocchia. Impalettatelo e portatelo di sotto. Teniamo Kalyan un po' sulle spine a domandarsi cosa è successo al suo cagnolino preferito. Mia prende l'appuntito pezzo di legno e lo infila nel petto di Vince. I suoi lineamenti si fanno molli, il suo corpo inerte. Non grida nemmeno. Gli altri due anarchici lo portano fuori dalla stanza. Per quanto possa essere stato divertente, credo che Vince nella sua idiozia ci abbia lasciato intendere più di quanto Kalyan volesse. Questo cambia le cose. Hai mai sentito dell'operazione Lights Out, Jackie? Operazione Luci Spente? È stato un attacco della seconda Inquisizione qui a New York City. Una singola notte di attacchi a un livello mai visto prima. La Torre d'Avorio se l'è cavata con appena qualche perdita. Nessuno dei giocatori più forti è stato colpito. E sono riusciti a trovare dei rifugi e rimanere fuori dall'occhio del ciclone. Noi invece siamo stati colpiti duramente in tutta la città. I rifugi sono stati svuotati. Intere coterie e safe house andate. Così, come se niente fosse. Nessuno se l'aspettava. Sono riuscito a cavarmela a malapena. Mia lo guarda con preoccupazione e gli mette una mano sulla spalla. Lui la toglie, con fermezza ma gentilezza. Altri, come mia figlia Barb, o il sire di Mia, svaniti. Ma sai chi se ne è uscito senza un graffio? Kalyan. Questo è un altro stronzo che ha fatto come Larson. We thought about it for... Ci abbiamo pensato per gli ultimi anni, in tutti gli ultimi anni. Com'è possibile che Big B... Boss, scusa. Com'è possibile che il Big Boss sia riuscito a... excuse himself from the state in line museum where he used to... si è riuscito a non presentarsi al museo di Staten Island dove di solito ci incontravamo. Guarda caso proprio prima che dei furgoni pieni di tizi armati si mostrassero. Com'è che mentre la mia piccolina stava bruciando dopo essere stata colpita da proiettili incendiari ho anche visto Doug Kalyan correre con la sua coda tra le gambe scaraventando novellini come te
in faccia alla seconda inquisizione. Pensiamo che il bastardo sapesse cosa stava accadendo e che ci abbia traditi. Non solo noi. Alcuni dei nostri fratelli e sorelle che sono stati colpiti avevano alcuni dei profili più bassi nella città. Morale della favola? Callian è un figlio di puttana opportunista. E anche se i suoi... tra i suoi più fidati follow, seguaci, dovessero dire che sta per tradirmi, allora è quello che farà, sicuro come il sole. Fa una pausa e vedi e capisci che ha preso una decisione. Hai detto qualcosa riguardo a Langley che voleva farmi un'offerta. Potrebbe essere colpa tua in parte, ma chi mi trova a questo punto? But now it's going to be as good as time. Ma questo momento può essere un ottimo momento per ascoltare ciò che ha da dire. Non credo sia saggio, ti. Beh, cosa dovrei fare allora? L'hai detto anche tu. È tutta colpa di questo qua. Ci ha portato... Queste disgrazie ci stanno accadendo per colpa sua. Utilizziamolo come merce di scambio. Callian lo vuole, Langley ha bisogno di lui. È un pezzo di valore. Risposta 1. Io, di valore, sono solo una pedina. 2. Mi spiace. Non ho voglia... Non mi tradite. Non vendetemi, mi dispiace. E 3. Ma che cazzo, mia? Io direi la prima. Di valore? Non credo. No, ti sbagli. Sono solo una pedina. Per questo Sophie mi ha mandato qui. C'è la possibilità anche che non mi riconosca e tutto il resto. Sono sacrificabile. E realizzare che hai riassunto in questo modo l'interezza delle ultime 2 settimane ti colpisce così forte, ma se c'è mai stato un momento per essere onesti con te stesso, quel momento è adesso. Cazzo. L'uomo mette una mano sulla spalla di Mia, che si calma. Abbiamo paura, Jackie. But then, what else? Eppure, non è una novità. È un paradosso, essendo ciò che siamo. I cacciatori una notte, cacciatori una notte, prede la notte dopo. Signori della notte e schiavi dell'alba. Una dualità per qualsiasi cosa. E anche a me tentava la 3, però ci sta 1. Mia, capisco la tua preoccupazione, ma ho bisogno che ti fidi di me come hai fatto prima d'ora. È una mia scelta e mia responsabilità. Puoi prendertela con me più tardi, come sono sicuro farai. Contaci. Sorride. Poi si mette... Rindossa la maschera seria e ti indica 3 condizioni. 1. Vieni a prendermi tu personalmente e mi porti all'incontro. Qualsiasi cosa vada storto, ci rimetti la pelle. 2. Mia viene con me. Non si discute. 8 pupille. Noi due, voi due, nessun altro. E 3. L'incontro avverrà in pubblico, downtown, con un posto frequentato dai mortali. Se vediamo che mi stai portando in qualche posto losco, salta tutto e ti facciamo fuori come messaggio per la Langley. I can't believe it's not coming to that. Ma spero davvero di non arrivare a tanto.
sembri una persona a posto. La Camarilla non ha ancora affondato i suoi artigli dentro di te. Mantieni, continua così e forse raggiungerai le nostre stesse convinzioni a tempo debito. 1. Ripeterò le vostre condizioni a Sophie. 2. Lo dubito, è pericoloso essere un anarchico. Aspetta e vedrò. Si vedrà. Ripetiamo le condizioni a Sophie, direi. Che ora si è fatta? 00:10. Credo che l'incontro stia per finire, ma potrebbe volerci un po' di più, se non ricordo male. Mi assicurerò di ripetere le tue condizioni a Sophie. Fallo. Meglio che torni a cominciare ad avviarti. Vieni a chiedere di me se hai bisogno. Il barista sa come mettersi in contatto. Digli solo di passarti il proprietario. Ah, ok, siamo qua. Mia ti accompagna alla porta e fino alla macchina. Ascolta, per quello che ho detto prima. 1. Risparmiatelo. 2. Sì, che c'è. 3. Spero tu voglia scusarti. Seconda. Sì, dimmi pure. Senza fare né il sarcastico né lo sbruffone, tipo. Sì, dimmi. Sono andato nel panico. Era solo quello. Sono stato ingiusto. È stato ingiusto quello che ho detto. E poi è colpa mia. Sono incazzata con me stessa. E la cosa mi ha fatto incazzare con te. Lascia stare. Ci vediamo. Comincia a tornare verso il bar mentre avvii il motore e torni all'appartamento di Sophie. È giunto il momento di dare a Sophie le buone notizie. Ti fa entrare in maniera openly, come sempre, emozionata di vederti per to see you and for what news. Emozionata a vedere te e per le notizie che potresti star portando. Buonasera Jackie, com'è andato il tuo compito? Hai qualcosa per me forse? Ho fatto ciò che hai chiesto. È fatta, ma mi è costato molto. È fatta, ma ci saranno dei problemi. Sono sicuro di... Sì, no, non volevo fare lo stronzo con Mia. Alla fine non so se è un personaggio che può far parte del gruppo e cose simili, però comunque lei è sempre stata abbastanza leale, abbastanza tranquilla. Però qui io direi che ci saranno problemi. Quantomeno già le condizioni gliele dobbiamo dire.
ma anche che ci sarà quello stronzo di Callihan. Sicuro. Non so se c'è ancora. Ho fatto ciò che hai chiesto. L'incontro è fissato. Ma suggerisco di prendere. Di fare in fretta. Ci saranno problemi. Problemi? Di che tipo? Torque doesn't. Callihan forbade me to meet in Torque. Callihan got threatened by Torque. La 2. Io direi, a lei direi tutto. Callihan. Gli scagnozzi di Callihan mi hanno catturato ieri e mi hanno portato da lui. È stato chiaro che non potessi parlare con Torque o mi avrebbero ucciso. Ma l'ho fatto lo stesso. Apprezzo la tua dedizione, davvero. Mi spiace che sei stato ferito. Grazie per aver proseguito comunque. Sentiamo, cosa ha detto Torque? Riferisci le condizioni del leader anarchico. Andrai tu a prendere lui e Mia. L'incontro sarà solo tra voi quattro e sarà in uno spazio aperto, uno spazio pubblico. Sono tutte condizioni abbastanza oneste, anche se mi preoccupa quella Mia. Dimmi, pensi che sia fidata? Torque si fida di lei, va bene per un anarchico, non è male, she tried to sell me out. È a posto per un'anarchica. Ho incontrato degli anarchici nelle ultime notti e lei è stata una delle più piacevoli. È a posto, immagino. Capisco, molto bene. Il luogo? Mi chiedo se accetterebbero incontrarci alle Hudson Yards, il Vessel, un sacco di turisti che visitano quel posto, ma se ci andiamo dopo mezzanotte, sembra aver deciso. Sì, portali lì domani notte, venite a cercarmi di fianco al livello più alto. Domani, così presto, will they agree to meeting in the city, or will they discuss with you? No, ho sbagliato! Cosa c'è di così importante che non puoi dirgli tramite lettera o simili? Sarai lì e lo scoprirai. Vai a prendere a mezzanotte e poi venite a Midtown. Quello è il piano. Vi aspetterò per quanto ci vorrà, entro i limiti della ragione. Conto su di te, Jackie. L'ultimo pezzo del puzzle sta per trovare la sua collocazione. Dopo di ciò avremo tutti la nostra ricompensa. Tu, io, la camarilla, anche gli anarchici. Ti bacerei. Sì, ti piacerebbe. Lo vorresti proprio. Deve aver capito quello che stai pensando. Sorride. È un modo di dire, tesoro. O almeno lo è stanotte. Ma tra qualche notte? Chi lo sa? Sto cominciando ad affezionarmi a te. E il successo non fa altro che ingigantire il mio appetito per un certo tipo di cose. La tensione sessuale nella stanza diventa insopportabile, finché all'improvviso sparisce. Era un altro dei trucchetti di Sophie? O un vero... una scintilla di eccitazione nei vostri corpi non morti?
Hai sicuramente sentito il sangue scorrere in te per un breve momento, il calore nel tuo groin, nelle parti basse. Ti ha stupito, non pensavi che potessi più farlo, o te lo sei solo immaginato? Metti a frutto il resto della nottata, Jackie, e riposa. Siamo a un giorno di riposo dallo scuotere e risvegliare la città. Bene, ragazzi, siamo anche a un quarto d'ora dopo la mezzanotte, quindi in concomitanza con la... anche nel gioco è mezzanotte, in teoria, metà nottata. In concomitanza con la metà della notte del nostro piccolo amico Drakey, avremo la possibilità di fare il secondo capitolo di Faith and Myth la prossima volta. Ma appunto, sarà per la prossima volta. Credo che manchi veramente poco. Secondo me il prossimo episodio sarà l'ultimo. Credo. Il prossimo alla peggio tra due. Se non ricordo male. Ad ogni modo, come al solito, grazie per essere stati con me. Grazie per la compagnia, grazie per l'interazione, Tasten soprattutto, che sei stato irriducibile fino alla fine. Vi do appuntamento quindi al prossimo episodio, che sarà, immagino, giovedì prossimo. Non so se alle 22 o alle 21.30, dipenderà un po' dal lavoro. Grazie mille per essere stati qui, grazie mille a tutti coloro che vorranno recuperare l'episodio in differita su Twitch o sul canale YouTube, che è sempre Khalid Gaming. E noi ci vediamo alla prossima. Buonanotte.